Noi veniamo dalla Brianza, vicino a Milano, sì, è il primo giorno, primo weekend in cui ci spostiamo da casa dopo tanto tempo. Io da Crema, Viareggio è la mia seconda casa. Mi piace la spiaggia enorme, il mare e il fatto che hai il mare davanti e le montagne alle spalle, direi che questo è impagabile. Ampliare questo depuratore qui significa volerlo far rimanere qui, perché spendendoci altri 2 milioni e 6 mi dite voi per quale ragione uno ce li spende, semplicemente per tappare i buchi, mettere le toppe e poi se ne riparlerà fra altri 10 anni, ma non si può andare avanti a questa maniera. Abbiamo il problema della balneazione qui, abbiamo il problema della balneazione a Marina di Pietrasanta e nessuno ha un progetto globale con cui risolvere il problema. Ma come si fa a sovraccaricare un impianto che dopo 10 anni di itere ancora gli enti proposti, a parte noi, ma ARPAT, il comune mi dice che ancora ha delle carenze, rilasciare un'autorizzazione? Perché pensate bene che noi abbiamo la noia giustamente degli odori, dei rumori, di tutto quello che è, perché ce l'abbiamo vicino. Ma questo impianto qui è l'unico impianto di tutto il comune di Pietrasanta, per cui si riflette poi anche sulla balneazione, sugli altri, non solo su noi. Abbiamo scoperto con una certa sorpresa di non far parte del riconoscimento della FE e quindi per noi è stato un fulmine a ciel sereno. Attendiamo, stamani abbiamo scritto una email alla Federazione a Roma per sapere le motivazioni dell'esclusione. Per cui e noi ad oggi, come se qualcuno mi dice per quale motivo, io non lo so. Buonasera, bentrovati, nuovo appuntamento in diretta con Botta e Risposta. La nostra copertina realizzata da Matteo Bertuccelli ci ha portato nel cuore del tema di questa sera, mostrandoci due facce di questo inizio di stagione estiva e balneare, l'entusiasmo dei turisti, ovviamente della Versilia turistica che li accoglie, di ripartire dopo un anno così difficile, dall'altro gli interrogativi che ci portiamo dietro ormai da sempre legati alla balneazione, gli interventi annunciati, programmati dal gestore dei comuni, le domande, le perplessità dei cittadini che vivono intorno a questi grandi impianti e poi il caso delle ultime ore con il rinnovo della bandiera blu, che è un tema legato ma solo in parte, come capiremo, alle questioni puramente strettamente correlate alla balneazione. Di acque pulite, perché questo è l'obiettivo naturalmente di tutti, parliamo stasera per il territorio della Versilia. Affrontiamo il tema con i nostri ospiti in collegamento. Li vado subito a presentare. Parto salutando l'assessore all'ambiente del comune di Viareggio, Federico Pierucci. Buonasera. Buonasera. Vedete già tutti gli altri, il sindaco di Camaiore, Alessandro Del Dotto, buonasera, bentornato. Buonasera a voi. Ringrazio la vice sindaca di Pietrasanta con delega all'ambiente, Elisa Bartoli. Buonasera a tutti, grazie Federico. Grazie a voi. E Simone Tartarini, membro del CDA di Gaia SPA, il gestore del servizio idrico integrato in Versilia. Buonasera. Buonasera Federico. Allora, grazie a voi, cerchiamo di chiarire un po' diverse cose, visto che gli interrogativi sono tanti, li abbiamo voluti un po' riassumere così in questa copertina iniziale. Andiamo al cuore del problema, diciamo così, vi invito anche a essere abbastanza concisi per cercare di dare un quadro abbastanza completo. Abbiamo visto anche un po' di immagini già, e alcune sono quelle simbolo un po' di questa storia infinita dei divieti di balneazione, che per ora non ci sono, quest'anno ovviamente l'auspicio è proprio questo, ma ne abbiamo avuto a che fare per anni, e una delle immagini simbolo, probabilmente uno dei luoghi simbolo, è quello della Fossa dell'Abate. Qua abbiamo stasera appunto sia il comune di Viareggio che il comune di Camaiore. Partirei proprio da quello, cioè da questo progetto di cui si parla da tempo, dei cosiddetti spandenti a mare, di questi tubi che dovrebbero consentire di allontanare da riva le acque, per così dire, non pulite, uso i termini insomma più vicini possibile a chi ci ascolta. Un budget di 400.000 euro, metà li paga
paga la regione, a metà il resto fra Viareggio e Camaiore. Viareggio capofila, ente che deve progettare e appaltare poi il lavoro. Quindi partiamo da qui, assessore Pierucci, come mai ancora non ci siamo e cerchiamo di capire quando ci saremo allora a questi interventi e se saranno risolutivi. Sì, grazie. Intanto faccio una precisazione. Il Comune di Viareggio si è reso disponibile ad occuparsi della progettazione una volta che la Regione e il tavolo, l'accordo di programma regionale sulla balneazione avrà definito e ci avrà dato mandato sul come realizzare quest'opera. Noi abbiamo fatto una proposta alla Regione Toscana e agli enti facenti parte del tavolo che prevede due strade sostanzialmente, non quella di un semplice allungamento dello spandente a mare esistente, ma una sua sostituzione con uno spandente dotato anche di un sistema di filtraggio che quindi ci consenta non soltanto di ribaltare più a largo in mare il problema di quello che c'è nella fossa dell'Abate, ma ci consenta invece, in modo secondo noi più produttivo, di poter effettuare un primo filtraggio delle acque e quindi creare un meccanismo virtuoso da questo punto di vista. Siamo ancora in attesa che l'accordo di programma si pronunci in via definitiva su questa ipotesi di studio di fattibilità, ci consegni materialmente quindi il mandato di poter spendere le risorse regionali e dei comuni, quindi complessivamente a disposizione per quest'opera, dopodiché siamo pronti a fare la nostra parte e da quel momento a diventare effettivamente soggetto attuatore di qualcosa. Quindi io sollecito e mi auguro che entro breve su questo venga presa una decisione dal tavolo regionale, dall'accordo di programma, e quindi noi possiamo iniziare a dare gli incarichi che sono necessari per la progettazione dell'opera. Su questo tempi però non se ne possono dare ancora, deve riunirsi il tavolo regionale. Su questo noi attendiamo, abbiamo chiesto dapprima a Regione Toscana ed è arrivato poco tempo fa una risposta chiara su quelle che erano l'iter autorizzatorio rispetto alla realizzazione dell'opera, che il fatto che fosse necessaria una procedura specifica legata al fatto che lì a poca distanza dalla nostra costa la Regione aveva inserito un SIC marino importante. C'è stato risposto che su questo si può procedere. Noi avevamo inviato alla Regione una prima ipotesi diciamo progettuale, uno studio di prefattibilità dell'opera, perché ovviamente per fare la progettazione vera e propria abbiamo bisogno di avere un mandato da parte dell'accordo di programma nel suo insieme e un'autorizzazione formale a poter impegnare le risorse dell'accordo di programma, quindi della Regione e dei due comuni, per affidare le progettazioni e poi eventualmente per poter lavorare alla messa a gara dell'opera. Quindi questo è l'iter. Noi fino a quel momento stiamo in attesa e speriamo che entro breve finalmente su questo si pronunci l'accordo di programma in via definitiva. A quel punto noi potremo essere soggetto attuatore. Sindaco Del Dotto, questa è la spiegazione dell'assessore che ha sentito. Vi aspettavate una procedura più snella, tempi diversi, e sulla questione del filtraggio che ha detto Pierucci di integrare, cosa ne pensa? No, allora noi è 3 anni che parliamo dell'implementazione degli spandenti a mare, 3 anni perché è nato insieme a tutto il resto dell'accordo di balneazione che riguarda in particolare non solo gli investimenti del gestore del servizio idrico e non solo i controlli dei comuni, riguardava anche la famosa sperimentazione. Era nato in parallelo un ragionamento sulla questione degli spandenti a mare, di implementare quelli esistenti. Su questo ovviamente Viareggio ha avanzato la proposta di occuparsene e tutti abbiamo concordato che potesse essere utile, visto che i compiti di questo accordo di balneazione sono molti e sono importanti, soprattutto per le tempistiche. Dal canto nostro, noi come comune sono 3 anni che inseriamo in programmazione la somma di 100.000 euro, che poi chiaramente però quando arriviamo a settembre diventa sempre molto difficile mantenere in bilancio, perché se le gare non partono entro la fine dell'anno, poi questi soldi per i comuni finiscono negli avanzi vincolati. Certo è che stiamo tutti attendendo la convocazione
del comitato di sorveglianza che riunisce tutti gli enti. Quello che dico è che onestamente, insomma, ci aspettiamo una bella accelerazione, perché poi, detto fra noi, gli spandenti a mare sono in parte risolutivi, perché il torrente Camaiore, perché non è un fiume, è un torrente, ha ovviamente una dinamica idraulica che in parte, diciamo, a regimi normali funzionano con gli spandenti a mare. Poi nei grandi momenti di piena e di crisi anche dei sistemi idrici integrati, ovviamente il fiume è un torrente vero e proprio, cioè con una portata di piena che apre e non sfrutta gli spandenti a mare per finire in mare, ma va direttamente. Questo ci fa pensare che ovviamente gli spandenti a mare debbano funzionare a regime ordinario, poi nei momenti più critici in cui ci sono più piogge serve evidentemente che nessuno sversi nei fiumi, nemmeno con i sistemi di bypass, e su questo credo poi magari Simone Tartalini è più preciso di me, vadano anche in questa direzione gli interventi che Gaia vuol fare sui depuratori per evitare che le acque piovane in eccesso costringano ai bypass che sono consentiti dalla legge, ma insomma, sei bypass in un anno sono un problema per la qualità della balneazione. Quindi confermo sicuramente che questo degli spandenti rimane un punto prioritario, confermo anche che bisogna lavorarci e lavorarci in tempi molto celeri, molto più celeri. Non è chiaramente l'unico punto, come ha detto, gli interventi che poi chiederemo anche a Tartarini come Gaia. Un altro aspetto che volevo chiedere a Pierucci, ma anche a Del Dotto, così completiamo le due facce, insomma, le due sponde della Fossa dell'Abate, il tema delle lacci abusive, che è sempre stata una criticità storica. Pierucci, su Viareggio, che tipo di azione c'è stata, insomma, che risultati ha portato, insomma, nel vigilare e nel reprimere eventuali allacci abusivi? Ma anzitutto voglio dire due cose. Diceva giustamente prima il sindaco Del Dotto, le azioni sono tante all'interno di quello che era l'accordo di balneazione. Ci sono dei compiti che erano strettamente legati agli enti, dei compiti strettamente legati al gestore. Per quel che riguarda i compiti degli enti, sicuramente quelli del controllo e della verifica, che tutti noi nell'ambito delle nostre possibilità abbiamo cercato di mettere in campo. Dall'altro anche però un lavoro serio su tutto il sistema di separazione tra fognatura bianca e fognatura nera e sulla realizzazione di nuova rete fognaria, perché gli spandenti a mare sono un palliativo, ma in realtà quello che noi dobbiamo fare è dotare tutto il nostro territorio di un sistema di infrastrutturazione fognaria in grado di superare in via definitiva il problema. Questo ci è sempre stato detto da ARPAT e ci è sempre stato detto all'interno dell'accordo di programma da tutti i soggetti preposti alla verifica e al controllo. Noi come Comune di Viareggio in questi anni abbiamo investito quasi 600.000 euro nella realizzazione di nuovi tratti di fognatura bianca, che quindi ci consentivano di garantire una separazione tra la nera e la bianca, di manutenzione straordinaria su tratti di fognatura esistente e proprio l'altra settimana abbiamo approvato una convenzione con Gaia per la realizzazione di una nuova rete di fognatura nera per tutta la zona della Migliarina lungo Via della Gronda. Inoltre stiamo per approvare venerdì in giunta un piano per l'investimento di 500.000 euro sulla rete della fognatura bianca di Torre del Lago, dove già l'anno scorso ne abbiamo investiti 400.000, per cui il complesso degli investimenti che il Comune di Viareggio sta facendo su tutto il sistema di infrastrutturazione è veramente importante, supera il milione di euro. Quindi riteniamo che, insomma, per quel che abbiamo potuto e per quello che possiamo, stiamo facendo tutti gli sforzi possibili, sì sul controllo, sì sugli spandenti, ma soprattutto sulla rimozione del problema. E la rimozione del problema è la creazione di una rete di infrastrutturazione fognaria Chiaro. nera e bianca all'altezza di servire un territorio come il nostro e di superare questo impasse che ormai dura da decenni. Questa sicuramente è la maggiore sfida, come lei ricordava. Allora tra poco ne parliamo ancora insieme a voi, ai nostri ospiti, e anche appunto è stato citato Tartarini per Gaia, perché ci sono appunto interventi previsti, annunciati e prossimi per impianti strategici della zona versiliese. Capiremo anche quali sono però le criticità che vengono sottolineate. Pochissimi istanti di pausa, ci vediamo tra pochissimo.
Di nuovo insieme, ben ritrovati. Acque pulite per questa estate, per le prossime, per le stagioni che ci sono in Versilia. Del tema della balneazione è quello che affrontiamo questa sera, e siamo partiti dalle situazioni che riguardano in particolare la foce della Fossa dell'Abate, il progetto dell'espandente a mare, ma si diceva poco fa altri e ben altri sono gli interventi che vengono programmati e che devono essere realizzati a monte, e si guarda soprattutto agli impianti di depurazione e alla rete fognaria, come accennava poco fa l'assessore di Viareggio Pierucci. Vado da Simone Tartarini, del membro del CDA di Gaia, perché si faceva riferimento proprio a queste opere necessarie e attese che la società, il gestore, ha programmato un po' su tutto il territorio. Alcune le abbiamo sentite proprio su Viareggio, ma ci sono anche naturalmente dei punti critici su alcuni impianti. In apertura, nella copertina, abbiamo sentito, no, le voci che riguardano in particolare il depuratore del Magazzeno e quello del Pollino, ad esempio, con situazioni diverse che magari cerchiamo di analizzare singolarmente. Quali sono gli interventi che di qui a breve potranno dare, come dire, insomma, una sterzata in avanti, un aiuto in questa direzione? Sì, Federico, allora non è proprio così semplice. Seguendo quello che diceva l'assessore Pierucci, per migliorare le acque di balneazione non è che c'è un solo intervento, anche l'espandente a mare è un intervento importante, ma non è soltanto. Chiaramente Gaia, seguendo l'accordo di balneazione, che ricordo del 2014, io l'ho anche seguito al tempo quando facevo l'assessore all'ambiente, per cui a qualche anno, Gaia si è impegnata a fare tutta una serie di lavori. In parte sono già stati fatti, e in parte chiaramente devono essere fatti, però noi siamo abbastanza in linea con l'accordo di programma. Io qua ho una lista di importanti lavori che sono stati fatti sia sul Camaiore, che sono già stati conclusi, sia per quanto riguarda i depuratori che per quanto riguarda le nuove fognarie. Certo, non è semplice, perché la situazione da cui Gaia è partita non è una situazione estremamente semplice, ma questo non lo dico per fare l'aziendalista, lo dico perché colleghi che sono in studio lo sanno, è una realtà. Noi ogni volta che allacciamo, e io credete come gli altri colleghi del CDA ci lavoriamo giornalmente, allacciamo 10, 15, 20 utenti, per noi è un risultato, perché sappiamo che ogni utente che noi allacciamo a rete è un utente che scarica correttamente, che non scarica in maniera, come dire, sbagliata, abusiva, insomma. In maniera abusiva, sì, ora no, però in maniera abusiva effettivamente. Bene, detto questo, andiamo alle cose più specifiche. Si parlava dell'impianto del Magazzeno. Io sono già intervenuto sulla stampa, io credo che alla base ci sia un equivoco. L'impianto del Magazzeno non è un potenziamento di un impianto di depurazione, ovvero, mi spiego meglio, le acque che entrano oggi in depurazione all'impianto di depurazione di Camaiore sono le medesime acque, cioè la stessa portata, che entreranno alla fine dei lavori. Però con una enorme differenza, che i lavori che faremo all'interno del depuratore Lido di Camaiore sono tutti lavori di efficientamento, sia in termini di acqua di prima pioggia, ma anche in termini di un efficientamento tecnologico, cioè utilizzeremo delle nuove tecnologie che migliorano il livello di depurazione. Per cui io credo che le paure che hanno i cittadini, che sono legittime, che comprendo umanamente, ma siano state fugate anche in una bellissima call che abbiamo fatto, era presente anche il sindaco del Dotto, in cui abbiamo spiegato punto per punto quali saranno gli interventi all'interno del depuratore di Lido. Quindi lei dice non è un potenziamento nel senso che si allarga e che si allarga intanto il raggio di azione con più utenze che confluiscono, tra l'altro fa riferimento a quell'impianto, sappiamo, no, anche una buona parte di Massarosa, insomma non soltanto Lido di Camaiore e Camaiore. Certo. Sì, però ripeto, la quantità, la portata delle acque che attualmente vengono conferite all'impianto di depurazione del Camaiore saranno le medesime dopo i lavori di efficientamento.
Per cui non è un potenziamento, è un efficientamento. Che è una cosa, ahimè, ben diversa. Una cosa diversa, le dice. Volevo sentire il sindaco perché oltre a questo tema appunto sul potenziamento e adeguamento dell'impianto, lei sa che i cittadini hanno anche sollecitato da molto tempo il tema della delocalizzazione di questo impianto. Quindi le chiedo in questo caso se nel piano operativo del comune questo è previsto, se questo tema che a volte è stato anche suggerito e affrontato è fattibile, nel senso si può parlare di trasferirlo, ci sarebbero dei costi insomma impensabili, e effettivamente conviene piuttosto adeguare l'esistente. E poi su Massarosa, perché sappiamo appunto che confluiscono lì anche acque che arrivano dal territorio limitrofo, c'è possibilità, chiedono i cittadini, che a Massarosa ve ne venga ripristinato uno in modo che si riduca la quantità in arrivo sul Lido? Allora, io intanto partirei dal sottolineare quello che è stato sin dall'inizio un equivoco, perché l'unica cosa che accade nel progetto di Gaia è che per ampliamento si intende quella vasca di raccolta di prima pioggia che nasce a supporto delle vasche di decantazione e depurazione esistenti. Su questi aspetti noi come Comune abbiamo fatto un percorso partecipativo, abbiamo chiesto a chi volesse di fare delle osservazioni. Queste osservazioni sono trasferite non solo al dirigente del comune che si occupa di istruire la pratica che dovrebbe venire poi in giunta, ma sono trasferite anche a un incaricato esterno che si occuperà di esaminarle e rispondere puntualmente, quindi quando avremo le risposte le faremo presenti ai cittadini e daremo nel caso i suggerimenti dovuti anche a Gaia, perché comunque la parte diciamo così, di approvazione progettuale spetta ancora al comune. In tutto questo però c'è una questione di fondo che mi sembra che confonda un po' le idee. Cioè, noi interveniamo per risolvere le criticità e cercare di avere benefici immediati e questa è una prospettiva di breve periodo che si collega ai lavori e agli investimenti di Gaia nell'ambito del programma dell'accordo di Val d'Azione che abbiamo fatto nel 2014, aggiornato nel 2016, in attesa di aggiornamento anche adesso con la Regione Toscana e tutti gli altri enti. Sullo sfondo di questo ci sono due temi. Una verità storica, cioè che prima del 2011 viene consentito al Comune di Massarosa, che chiudeva l'impianto di Piano di Mommio, di portare i liquami attraversando il Comune di Cavaliore sul depuratore di Via del Termine. E questa è una verità storica che porta i cittadini oggi a essere diffidenti nei confronti di Gaia, perché a quel tempo questa soluzione fu spiegata, diciamo così, in termini di efficienza e poi non lo è stato, perché i rumori e gli odori sono rimasti, io mi sono insediato e per 8 anni ho ricevuto continue segnalazioni di rumori e odori che oggi, con questo investimento da 2 milioni e 6, si cerca, insieme alle questioni degli sversamenti, di risolvere in modo definitivo. Sullo sfondo, dicevo, c'è la questione di lungo periodo, ossia o una riduzione dell'impianto o una delocalizzazione. Lega Ambiente ha scritto una lettera molto bella sul tema del depuratore di Via del Termine, che forse non tutti hanno compreso, che dice sostanzialmente i depuratori sono indispensabili e credo che su questo non ci piova. Il punto vero è che servirebbero tanti piccoli impianti di depurazione per evitare che ci siano problemi ovviamente nella gestione dei malfunzionamenti di un impianto grande come quello di Via del Termine, se non funziona, lascia a piedi una grandissima parte di utenze e crea un fenomeno di inquinamento enorme. Se invece gli impianti sono tanti e piccoli, questi eventuali fenomeni negativi si verificano statisticamente di meno e sono anche più governabili da un punto di vista delle dinamiche poi che ne conseguono. Quanto alla delocalizzazione, nel piano operativo sono previste le norme sulle attrezzature pubbliche in generale. Quindi ci sono dei criteri in generale per affrontare il tema delle attrezzature pubbliche, tra cui rientrano anche i depuratori. Non è detto, e questo l'ho detto a più riprese, che questa non sia la base di un ragionamento che però è di medio-lungo periodo e si può collegare anche a recovery fund e alle risorse del piano nazionale di resilienza e rilancio, nelle quali si trovano le risorse appunto anche per le questioni ambientali e magari perché no pensare a una delocalizzazione, ma quella è un'ottica di medio-lungo periodo. Se io oggi devo proteggere il mare, intanto devo fare il possibile per farlo sull'impianto esistente. Verificheremo, come ho detto, con i tecnici se la soluzione proposta da Gaia è una soluzione sensata e perché no esplorare anche con Massarosa
se ci sono delle opportunità. Io avevo chiesto un incontro al sindaco di Massarosa, speravo di vederlo venerdì scorso, non ci siamo ancora visti, spero di strappargli al più presto un incontro per parlarne. Certo, mi sembra di capire, sulla delocalizzazione non c'è da sperarci molto, insomma, perché si guarda medio e lungo termine, ci sono insomma tante variabili. No, non è che non c'è da sperarci, non è che non c'è da sperarci molto, non ci si può sperare in un breve periodo, perché sono progetti importanti e servono milioni di risorse. E noi abbiamo di bisogno di agire non... subito, lei dice sulla no, balneazione per tante ragioni. Si fanno i convegni sulle tariffe troppo alte di Gaia, se io gli chiedo un investimento di quel tipo lascio immaginare al buon Tartarini che si trova in consiglio di amministrazione che cosa significa per esempio per le tariffe del sistema delle attività produttive. Quindi c'è una sostenibilità da tenere in campo. Chiaro, e da mettere in certo, sì, sì. Tartarini, un riferimento, ci chiedono anche da casa, ci stanno scrivendo sempre proprio sul caso del magazzino, su quanto influisce Massarosa in sostanza su questo impianto, quello di via del Termine al magazzino, e a questo punto, come diceva anche il sindaco del Dotto, gli altri impianti, ripristino ad esempio di quello di Piano Immomio, sono soluzioni sul tavolo queste? Allora, io non so quanti abitanti equivalenti di Massarosa confluiscono sull'impianto di Via del Termine, però perdonatemi, per me che sono un versiliese convinto, io penso che certi ragionamenti siano un po', a mio modo di vedere, un po' demodé. Allora, io sono d'accordo col sindaco del Dotto quando dice che a lungo termine bisogna guardare oltre. Io poco tempo fa, anzi una settimana fa, abbiamo organizzato con Gaia un'interessantissima call con l'ingegner Luca Migliori, che era il progettista di un progetto per la balneazione proprio, attuato dal comune di Rimini, del valore di 154 milioni di euro. È un progetto a lungo termine, sta terminando, mi sembra, dovrebbe terminare a fine 2021, prima del 2022, naturalmente aggiornato nel tempo, è partito nel 2011, ma per esempio ha visto la compartecipazione per un terzo del comune di Rimini e per un terzo di una società partecipata dalla regione Emilia-Romagna. Questo per dirvi che si possono fare, i cittadini spesso dicono le cose giuste, ma magari non sanno che, come anticipava prima il sindaco del Dotto, noi potremmo fare anche tutta una serie di lavori, di impianti, di delocalizzazioni, ma poi queste finiscono in tariffa. Allora, noi dobbiamo fare investimenti con un equilibrio che sia sostenibile con la tariffa, altrimenti noi potremmo fare investimenti a iosa, ma anche la tariffa salirebbe a iosa. Allora, questo è un concetto che spesso purtroppo, lo capisco che la signora Maria non è tenuta a capire questo tipo di concetto, però è così. Allora, io credo che bisogna fare, per salvaguardare la balneazione, i progetti che abbiamo già in cantiere e chiaramente, come diceva il sindaco del Dotto, guardare avanti e magari fare una progettazione più di lungo respiro per vedere se ci sono soluzioni diverse. Chiaro. Posso, allora, Federico, se prego, posso, vi do io i numeri delle utenze. Sono 2975 utenze del comune delle frazioni di Piano di Mommio, di Piano di Conca e Stiava, e circa 6959 utenze servite per il comune di Camaiore. Queste sono le ripartizioni delle utenze che arrivano sul depuratore di Via del Termine. E come commenta questi numeri? Nel senso, per lei hanno un valore in termini appunto di progettualità dell'impianto? Ma in termini futuri ce l'hanno sicuramente, in termini attuali sono un dato di partenza che ci dice soltanto che il depuratore del Termine è un depuratore da sorvegliare con particolare attenzione, perché le criticità che si sono verificate sulla balneazione probabilmente non vanno slegate dai bypass che molto spesso Gaia è costretta a fare su questo tipo di impianto. Poi lo dico a Simone perché giustamente lo sottolineava, la speranza è di poter pensare a grandi investimenti senza la tariffa, proprio perché se abbiamo a disposizione le risorse del recovery plan probabilmente un bel po' di investimenti usciranno senza dover premere sulle tasche delle imprese e dei cittadini. Vi sei molto rapidissimo che no, poi no, mi devo fermare. Molto noi abbiamo un documento che stiamo approvando, approveremo a breve, dove abbiamo inserito 60 milioni dal recovery plan.
60 milioni da spendere in che settore? Sulle fognature, sui depuratori? Come... No, noi come Gaia abbiamo inserito un documento di pianificazione dove abbiamo inserito investimenti per 60 milioni provenienti dal recovery fund. Ok. Allora, mi fermo un attimo che vi dicevo pochissimi istanti, poi vengo dall'assessore Elisa Bartoli che ho lasciato qui ascoltare, ma adesso entriamo anche nel termini dell'altro depuratore, quello del Pollino, e poi certamente non possiamo non venire anche al tema della bandiera blu di cui si sta tanto dibattendo proprio in queste ore, e anche capire il valore effettivo di questo riconoscimento e le prospettive che si aprono in questo senso. Pochi istanti, ci vediamo tra poco. Ben ritrovati, riprendo come detto allora dall'assessore all'ambiente di Pietrasanta, la vice sindaca Elisa Bartoli, e riprendiamo dalla questione depuratori perché è un altro tema caldo di questi giorni, come sta, abbiamo sentito anche una voce proprio in apertura dell'Associazione Tutela Ambientale della Versilia, preoccupazione per questo lavoro in deroga da anni dell'impianto del Pollino, poi naturalmente anche Gaia, tra poco risentiamo anche Tartarini, e siamo in attesa di avere una valutazione di impatto ambientale postuma su questo impianto. I residenti hanno tante perplessità e tanti dubbi sul corretto funzionamento di questo impianto, che è cruciale al pari degli altri, ma è praticamente l'unico del comune, e dunque i timori sulla balneazione anche in questo caso ci sono. Quali sono le osservazioni che avete posto, diciamo, voi come comune a questo impianto, e che cosa chiedete, ecco, prima di arrivare all'ok al potenziamento anche di questo depuratore? Allora, da pochi giorni sono state depositate tutta una serie di osservazioni per la via ex post fatte dagli uffici. Ci sono una serie di osservazioni che ormai sono quelle che si rincorrono da diversi anni, quali la mitigazione degli odori, di cui abbiamo sentito prima nel servizio, la copertura delle vasche, e, diciamo che sono tutti aspetti tecnici che fanno parte poi della via ex post per avere poi un completamento di un'autorizzazione che da anni è in attesa. Io però vorrei intervenire anche un attimo su quello che è stato detto fino adesso, perché penso che, Federico, vedi, penso che nel servizio che avete mandato nell'introduzione della trasmissione, un signore abbia fatto, secondo me, un'osservazione logica, che poi dagli argomenti e da tutte le dichiarazioni che sono venute fuori dai miei colleghi oggi presenti, dallo stesso Tartarini, c'è bisogno di un sistema globale. Un sistema globale per quanto riguarda il sistema di fognature, per quanto riguarda le investigazioni sugli eventuali sversamenti delle fognature nere in quella bianca. C'è bisogno di una rete che i comuni da soli non possono assolutamente sostenere. Anche il progetto di cui parlava Tartarini relativamente a quello che è stato presentato sabato scorso, che Rimini ha messo in piedi con gli spandenti a mare, un progetto enorme di tantissimi milioni di euro, vede la compartecipazione di un sistema regionale. Quindi, se noi vogliamo realmente cambiare e andare nel futuro per quanto riguarda il sistema di depurazione, di fognature, che poi si riversa nel problema atavico della balneazione, dobbiamo pensare a una rete di risorse e di progettazione molto più ampia, che non può essere sostenuta in alcun modo dai singoli comuni, perché noi una parte la possiamo fare. Guardiamo anche la rintracciabilità degli sversamenti in fognatura nera, in fognatura bianca della fognatura nera. Una parte la facciamo, ma non risolverà mai il problema, perché serve un investimento molto più grosso. Abbiamo fatto delle videoproiezioni noi per vedere con delle camere dove arriva quando si innesta la fognatura che sversa in altra, ma non arriveremo mai a coprire tutto. Fortunatamente i nuovi allacci possono essere monitorati, ma i vecchi, che sono quelli fondamentalmente più dannosi, è complicato. Quindi, se non c'è un sistema globale, e mi riporto quindi al primo problema, cioè al tavolo della balneazione, se sul tavolo della balneazione siamo fermi dal 2018, perché dopo la fase di sperimentazione del peracetico in alveo, quando eravamo tutti pronti già ai blocchi di partenza, è stato bloccato, nonostante nel 2015 già ARPAT aveva mosso le perplessità, e siamo bloccati lì e fermi lì,
perché anche l'espandente a mare, che può essere una soluzione temporanea, ad ogni modo il problema che si presenta sempre, che è quando c'è delle forti piogge, gli spandenti a mare non funzionano, perché in quel caso lì la foce del torrente, del fiume o dell'alveo deve aprire e ci ritroviamo con lo stesso problema. Quindi secondo me c'è bisogno di un intervento globale. Intervento globale, si rilaccia un po' anche a quello che stava dicendo in apertura l'assessore Pierucci, insomma siamo poi partiti dalle sue dichiarazioni, assessore, non solo gli spandenti ma anche tutti gli altri interventi. Non l'ho fatta intervenire ma ha ascoltato insomma il dibattito che è in corso soprattutto e anche fra i cittadini, in tanti ci stanno anche scrivendo, commentando poi quello che abbiamo appena detto. Come vede ecco, la situazione nell'integrare un sistema come quello della Versilia, in cui ancora però insomma, si ragiona talvolta per comuni, quando in realtà poi i servizi come quelli di depurazione sono sempre più integrati, lo sono evidentemente, no? Perché il territorio è così conformato. Ma io la vedo in questo modo, lo dicevo all'inizio, le azioni che devono essere in campo sono molteplici e poco conta in questo caso il confine del singolo comune, perché da qualunque parte del territorio arrivi il problema, poi si riversa in mare e il mare è quello di tutti. Per cui gli interventi sui depuratori sono essenziali. Gaia ha attivato un finanziamento strutturato importantissimo, ci sono anche dei progetti importanti, per esempio per quel che riguarda il nostro territorio a Viareggio, all'interno del finanziamento strutturato è previsto un intervento da 6 milioni di euro per il raddoppio del depuratore di Viareggio, che ci consentirà quindi di far fare a quell'impianto un bel salto di qualità. Credo che bisogna continuare in questo senso. Bisogna continuare non inventandosi delle soluzioni astruse o dei palliativi che possono aiutare ma non risolvono il problema. Bisogna da un lato che laddove è possibile noi comuni mettiamo in campo delle opere di adeguamento della rete di nostra competenza, perché ripeto, il problema della promiscuità bianca-nera è un problema estremamente diffuso sul territorio. In secondo luogo bisogna sì riuscire ad attivare fondi da recovery, da quelle che saranno questa grande potenzialità che l'Italia avrà nei prossimi mesi, speriamo, e vanno concentrati sulla infrastrutturazione fognaria. Noi dobbiamo dotare di fognature le parti del territorio che non sono servite, dobbiamo deciderci finalmente, dopo decenni, a rendere al passo con le esigenze del 2021 il territorio versiliese, altrimenti il problema della balneazione non lo risolveremo mai. Non l'ha risolto il peracetico, lo abbiamo visto, ci hanno bloccato tutto e probabilmente si è dimostrata una strada che non sarà... Questo era uno dei palliativi a cui si riferiva prima, immagino, no? Quello dell'acido peracetico. Anche questa, ma io ripeto, non dico che non sia necessario trovare anche nell'immediato delle soluzioni utili, gli spandenti sono una di queste, ma non possiamo pensare nel medio-lungo periodo di affidarci a soluzioni estemporanee per risolvere quello che è un problema concreto e reale, e cioè quello che mancano in molti casi le fognature, mancano in molti casi le reti, ed è lì che noi dobbiamo agire in modo tempestivo, in modo forte, investendo sugli impianti, investendo sulle reti, e su questo noi abbiamo bisogno che anche la Regione Toscana concentri l'azione futura nel dare una mano ai comuni e al gestore a creare queste reti di infrastrutturazione. Io credo che è l'ora a questo punto di risolvere il problema a monte e non di stare a cincischiare su soluzioni che effettivamente sono relative. Possiamo farlo, e credo che quella di recovery, lo diceva chi ha parlato prima di me, è un'occasione che è irripetibile da questo punto di vista. È l'occasione per lavorare, io dico, sulle reti dell'acqua potabile, quindi sugli acquedotti, sulle sostituzioni delle tubazioni, e di lavorare sull'infrastrutturazione fognaria. Se noi ci concentriamo su questi due aspetti, faremo qualcosa che rimarrà alle generazioni future. Allora, io devo cambiare argomento ora perché ci stanno arrivando un po' di messaggi da casa e sono rivolti all'assessore Bartoli, vice sindaca di Pietrasanta. Glielo leggo: sono un albergatore di Marina di Pietrasanta. La categoria è basita sull'atteggiamento del comune di non partecipare all'assegnazione della bandiera blu. Forte bandiera blu, Lido bandiera blu e Viareggio. Noi niente bandiera ma tassa di soggiorno e vogliamo capire
il perché? È la domanda che le avrei fatto, ovviamente, per capire perché è sfumata, se è stata mancata la richiesta o se ci sono stati altri problemi. Allora, la richiesta non è stata volutamente e scientemente presentata quest'anno. Io dal 2018, nel momento in cui mi sono insediata, ho sempre mosso le mie perplessità sulla richiesta della bandiera blu. E nel 2018 già avevo parlato con il presidente dei balneari, il quale in primo momento mi disse: forse quest'anno siamo proprio a ridosso, entrate adesso, chiediamola. Anche l'anno scorso, al momento in cui c'è stato l'alzabandiera, quindi di fronte a tutti al microfono, ho rinnovato queste mie perplessità e vi dirò perché quest'anno non abbiamo partecipato. Non abbiamo partecipato semplicemente perché noi abbiamo una costa litorale del Comune di Pietrasanta, si estende per 4 km e da qualche anno la bandiera blu viene conferita solo per alcuni metri e l'ultimo anno solo per le spiagge di Tonfano, senza darci mai una spiegazione per quale motivo le altre spiagge, quindi dalla Focette e Fiumetto, non fossero state riconosciute alla bandiera blu. Quindi in quel caso, quando la bandiera blu non era stata riconosciuta alla gran parte del litorale, nessuno ha detto nulla, mentre il Comune di Pietrasanta ha chiesto più volte, ma non c'è mai stata data risposta. Considerate che anche gli altri comuni non hanno per intero litorale la bandiera blu, ma solo per alcuni tratti. Ora, io credo che Pietrasanta sia un'eccellenza di spiaggia, come quasi tutta la Versilia, e credo, però io parlo per il mio comune, e credo che non abbiamo nulla da invidiare agli altri, non abbiamo spiagge di serie A, spiagge di serie B, ma soprattutto non abbiamo un sistema turistico, per tornare alla risposta del nostro albergatore, che debba essere paragonato ad altre situazioni litorali, dove alcuni litorali che hanno un divieto di balneazione permanente, ma per alcuni centinaia di metri di spiaggia, si ritrovano ad avere sventolare il vessillo quando non hanno una quindi, storicità di strutture. Secondo lei, in definitiva, serve o no? Quindi questa bandiera blu ci sta dicendo di no. Io credo che serva quello che abbiamo detto fino adesso. Il turista deve venire a Pietrasanta, fare il bagno e non trovarsi un divieto di balneazione. Deve venire a Pietrasanta e capire che il lavarone non deve essere la copertina della nostra riviera. E in questo modo il tavolo di discussione deve essere portato in regione, perché anche quello della balneazione, come abbiamo detto fino adesso, ma anche quello del lavarone deve essere portato in regione, non deve essere scaricato sull'ultimo dei cittadini sulla costa del litorale. Perché io di sventolare la bandiera blu su alcune spiagge e sulle altre no, perché non me l'hanno dato, non voglio essere più complice di questo sistema. Voglio che il turista venga a Pietrasanta e riconoscere lo sforzo, le risorse che l'intero sistema turistico, dagli albergatori ai balneari, alla stessa amministrazione che mette la tovaglia dove poi apparecchiano tutte queste categorie, ristoratori, commercianti, non abbia nulla da invidiare. Noi siamo un'eccellenza e la nostra bandiera blu vale molto di più forse di altri che l'hanno ottenuta. Noi non vogliamo una bandiera blu per alcuni metri, ma la vogliamo per l'intero territorio, se deve essere. Allora, non ci viene data, che ce lo spieghino. Allora, è stata chiara, poi voglio sentire anche gli altri ovviamente cosa ne pensano su questo, devo fermarmi per un'ultima pausa, torniamo insieme, stanno insomma intervenendo anche altre, diversi commenti su questo tema che sta scaldando molto, ci vediamo tra pochissimo ancora insieme a Botta e Risposta. Di nuovo insieme, ben ritrovati. Riprendiamo allora dal tema bandiera blu, vorrei sentire anche gli altri amministratori che sono in collegamento con noi su questo tema, su quello che ha detto l'assessore Bartoli. Intanto però ci stanno scrivendo in diversi, mi arriva notizia, assessore, che il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia si appresta a presentare una mozione di sfiducia nei suoi confronti. Anche le minoranze ovviamente hanno espresso forte critica nei suoi confronti per questa decisione, secondo Fratelli d'Italia presa in solitaria. Politicamente come risponde a queste critiche che arrivano anche dalla maggioranza? Io lo capisco che questa è una scelta impopolare, ma non è una
un pretesto o vuole essere un pugno duro contro la bandiera blu. È un comportamento concludente. Guardiamoci in faccia e diciamo come sono le cose. Ci vuole molto coraggio e questo è quello che abbiamo fatto a tutela del nostro comune e del nostro litorale. Chi vuole pensare una mozione di sfiducia lo faccia. Io non voglio dire chi possano fare gli altri, solo che mi viene un po' da sorridere se viene da delle persone che probabilmente credo che non sia il problema della bandiera blu, perché bisogna vedere tutto quello che si è fatto fino adesso. Nella mia persona io ritengo magari più difficile o avrei chiesto le dimissioni di chi fino adesso ha mantenuto l'amianto a Val di Castello piuttosto che non chiedere la bandiera blu, però ognuno è libero di fare e il consiglio comunale è sovrano. Alzerà la mano. Io credo che le dimissioni a volte siano un po' forti. Politicamente dico questo: chi chiede le mie dimissioni lo farà con la faccia e volto aperto. Io risponderò allo stesso modo, poi voteremo. Fratelli d'Italia credo anche che forse sono stati i primi a rompere un patto con il cittadino, che secondo me è molto più grave rispetto a aver preso una posizione nei confronti della bandiera blu. E su questo torneremo ovviamente anche con i diretti interessati. Dotto e Pierucci, su quello che diceva Bartoli poco fa, sulla bandiera blu, su quanto è utile impostata così come adesso, e poi sul tema che viene individuata una zona precisa e l'altra no, cosa ne pensate? Partiamo da Del Dotto. Allora, intanto però va chiarito, cioè io non voglio mettere in difficoltà Elisa e non voglio entrare sulle questioni per non è in senso interno, esatto, no, questo. Certo, sì. No, va chiarito il meccanismo della bandiera blu, perché la bandiera blu viene concessa al comune e ogni comune per ottenerla partecipa individuando un punto di prelievo da prendere a riferimento per la qualità delle acque della sua costa. Quindi in realtà non viene data, ci viene scritto, per esempio per Camaiore c'è scritto Comune di Camaiore, il punto si chiama Arlecchino, Lido di Camaiore Arlecchino, ma la bandiera blu è per tutti gli stabilimenti balneari e tutto il litorale del Lido, non per, solo per quelli che sono all'Arlecchino. Questo ovviamente sta nel fatto che se un comune poi ha più punti di prelievo, come l'abbiamo noi a Camaiore, può scegliere un punto e fare la richiesta per quel punto, che viene individuata all'atto di iscrizione. Poi la bandiera blu, ricordiamocelo, non è soltanto una questione riferita alla balneazione, ma ai servizi della ricettività turistica, ai servizi pubblici, alla raccolta rifiuti, per esempio all'educazione ambientale, all'educazione della sicurezza stradale, cioè ci sono un sacco di parametri di qualità. Quindi io non credo, per l'amor di Dio, sono ovviamente sempre opinioni, anche quelle di chi giudica, di chi dà queste pagelle, diciamo così, ai comuni, però credo che a non averla in Versilia si rischi, perlomeno se non ci si coordina un po', di avere qualche questione. Magari, ecco, ragionarne insieme fra comuni anche su questo tema è importante. Dall'altro lato dico però, siccome sono comunque attribuzioni di qualità, certificazioni di qualità riconosciute da un organismo che ha anche una rilevanza internazionale, l'anno scorso tra l'altro sono venuti da noi a fare addirittura un controllo, 2 anni fa scusate, sono venuti a fare un controllo con l'ispettore a controllare le spiagge libere e gli stabilimenti balneari, io credo che comunque sia un segno di garanzia della qualità di un certo tipo di sistema turistico balneare. Poi in parte concordo con Elisa, sono anche titoli formali, però ricordiamoci che nel marketing turistico i titoli formali valgono molto per noi, no? Abbiamo fatto anche un brand Versilia, ci possiamo immaginare che significhi la bandierina con l'onda. Quindi secondo lei ad esempio dovrebbe essere l'ambito ad esempio comunque un organismo coordinato a gestirla per tutti? No, non dico questo, anche perché è impossibile, ogni comune deve fare la sua domanda. Singolarmente. Se si dice che non ha un senso da un punto di vista turistico, ambientale o altro, visto che siamo comunque un contesto integrato, ragioniamoci insieme e cerchiamo di farle insieme queste valutazioni. Allora, dalla regia mi dicono che abbiamo una telefonata per un intervento che ci ha chiesto durante la pubblicità il senatore Massimo Mallegni. Mi sente? È in collegamento? Sì, buonasera. È il senatore Mallegni, sì. Allora, buonasera, ci stava seguendo, lei è da Roma ovviamente, su questo tema ovviamente, quello della balneazione, anche con lei ne abbiamo parlato spesso, è sul tema della bandiera blu, immagino che lei volesse intervenire, come ha recepito questa notizia ascoltando il dibattito? Ho ascoltato attentamente la vostra trasmissione. Sono rimasto colpito anche dalla barba del sindaco Del Dotto, insomma, oltre che dalle cose. Battute a parte, ma senatore, che siamo in chiusura, se no.
Questa bandiera blu, venendo in soldoni, serve così com'è o no, come dice la sua assessora, in sostanza Elisa Battoli, con cui ha condiviso la giunta Giovannetti quando era assessore al turismo? Ma guardi, io ho fatto il sindaco tanti anni, francamente ho l'idea abbastanza chiara su questa cosa. Questa è un'organizzazione privata che svolge questo tipo di ruolo, secondo me un po' sopra le righe. Io in questi giorni svolgerò una funzione di sindacato ispettivo del Senato perché voglio capire esattamente questi signori cosa fanno. Ho visto molti vessilli sul loro sito di ministeri, comandi generali del capitaneria di porto, eccetera. Oggi da una prima verifica ho saputo che questi signori, che questi rappresentanti istituzionali non fanno neanche più parte del comitato di valutazione, quindi tutto questo già spiega un attimino la mia diffidenza, che è una diffidenza che viene dal passato. La bandiera blu è un elemento che a mio avviso dovrebbe essere rilasciato dalle istituzioni che oggi svolgono già i loro controlli. L'Italia trabocca di controlli da parte di tutti, le nostre aziende sono vessate di controlli ogni giorno, abbiamo l'ARPAT, abbiamo i comuni, abbiamo... Quindi questo sistema di riconoscimenti andrebbe riformato, insomma istituzionalizzato, ci sta dicendo. A me francamente, come sempre ho detto, il riconoscimento più o meno della bandiera blu lascia il tempo che trova. Ma quindi scusi, visto che ha chiamato glielo chiedo, ma l'assessore Bartoli ha fatto bene o ha fatto male? Ma guardi, l'assessore Bartoli ha fatto male soltanto una cosa, ma lo dico con rispetto, ha fatto male secondo me a svolgere in solitudine questa scelta, perché questa è una scelta che non è stato patrimonio del sindaco, della maggioranza, eccetera eccetera, perché come arrivavo a dire appena lei mi ha fatto quest'ultima domanda, io ho le mie opinioni sulla bandiera blu, però francamente in questo anno di riapertura, se dovevamo fare questo tipo di scelte, io credo che le avremmo dovute prima di tutto concordare innanzitutto con gli altri comuni, perché condivido il fatto che ci deve essere unitarietà, dice bene Alessandro, e poi sicuramente con le categorie economiche interessate. Vede, è difficile spiegare ad un cliente che arriva da Monaco piuttosto che da Lione, piuttosto che da un altro paese del mondo, speriamo che presto tutto sarà riaperto, che differenza c'è tra la spiaggia di Pietrasanta e di Lido di Camaiore piuttosto che di Porte dei Marmi. Il problema è che se c'è un neo colpisce tutto il territorio, quindi è uno svantaggio per tutti. Chiaro. Io ho la sensazione, l'invito a chiudere, che si sia fatto uno scivolone. Capisco poco anche la questione delle mozioni di sfiducia singole, non le votiamo talvolta neanche in Parlamento, figuriamoci se ci accingiamo a farlo in un consiglio comunale, però io che mi occupo di turismo a livello nazionale per Forza Italia le posso dire che l'organizzazione dei controlli è totalmente sbagliata, e quella, diciamo così, messa in campo dai privati come la FE. Pietrasanta però probabilmente non doveva fare la scelta che ha fatto quest'anno, e se l'avesse voluto fare lo doveva fare insieme a tutti gli altri. In maniera condivisa, come ha già detto. Questo sicuramente sì. La ringrazio, senatore. Anche l'inesperienza porta a fare degli sbagli che non sono peccati mortali, ma ovviamente purtroppo incidono sull'economia del territorio. Grazie senatore, la devo salutare perché siamo quasi in chiusura. Prima ovviamente buon lavoro. Replica. È la replica all'assessore Bartoli, certamente, come replica. Grazie Federico, saluto Massimo. Io dico questo, ovviamente il primo passo quest'anno l'ho fatto, quindi ho fatto un passo sicuramente che volevano fare tutti a quanto pare, quello di contestare in un certo modo una presa di posizione per la bandiera blu. Vedremo a fine stagione se questo sarà stato un pregiudizio o invece no, l'inesperienza ci sta che ci sia, quindi il primo passo l'ho fatto giusto, che forse andava fatto tanti anni fa, e il secondo passo di condivisione, imparerò la lezione, il prossimo anno magari se ne parlerà. Il sindaco però ne era al corrente. Il sindaco ne era al corrente, e questa è una notizia ovviamente per quanto ci riguarda. Devo chiudere, ma 30 secondi li devo all'assessore Pirucci, l'avevo chiesto un commento, lui non è l'assessore al turismo di Viareggio, è all'ambiente, lo so, però naturalmente questa è una questione che coinvolge un po' entrambi i settori. Condivisione fra comuni della Versilia, secondo lei, per una materia come questa, della bandiera blu?
Ma Viareggio ha una tradizione consolidata nei rapporti con la bandiera blu. Da anni ci puntiamo, da anni lo riteniamo uno strumento importante di promozione del nostro territorio e lo riteniamo uno strumento anche di garanzia della qualità non solo delle acque ma dei servizi. Quindi serve, insomma, secondo lei è utile? Non è in discussione? No, io credo che sia uno strumento importante di marketing territoriale al quale noi continueremo a partecipare con lo sforzo che ha fatto sempre il nostro ufficio del turismo e l'ufficio ambiente insieme a quest'ultimo e insieme a tutte le nostre aziende della balneazione che hanno fatto un percorso verso plastic free, verso tutta una serie di iniziative che credo ci garantiscano un marchio di qualità al quale teniamo. Allora, io mi devo fermare qua, il tema potrebbe essere sviluppato ancora per molto tempo, mi rendo conto, cercheremo di fare, di approfondire ancora altri aspetti che abbiamo toccato in maniera marginale e anche con i diretti interessati. Ringrazio i nostri ospiti, tutti quanti, per essere stati con noi, ringrazio i nostri telespettatori e avverto che la programmazione di Noi TV, purtroppo per un problema tecnico, un adeguamento tecnico, si dovrà fermare nei prossimi minuti, per alcuni minuti, dunque rimarrete con noi, ma ci dovremo fermare per un pochino di tempo. La programmazione riprenderà subito dopo regolarmente una volta aggiornati i nostri programmi. Vi do il saluto e la buonasera, ci fermiamo qua, grazie per essere stati con noi e buona serata.